Vai. Siamo qui alla manifestazione. Alla manifestazione delle partite IVA che necessariamente... Dei lavoratori autonomi ambulanti. Sì, ambulanti o meno... Deambulanti, sì, diciamo allora. Ambulance. Migrantes. Migrantes, ma quelli... Citi migrantes. Quelli autoctoni, sì, però, non autoctoni, quelli di importazione. Sì, sì, appunto. I quali molto spesso tengono quelli di importazione di fronte alle loro bancherelle. E comunque sia, non sono moltissimi. Siamo arrivati come al solito buoni, sì, ultimi. Buoni ultimi, tanto non dovevamo sentire niente di particolare. Non sono moltissimi, quindi come al solito c'è un grande schieramento di forza pubblica. Che è il classico, la classica forma, ah, eccola Andrea. Sì, l'abbiamo visto, che è la classica forma di, dai dai, qua. ti prendo, la classica forma di digrignamento di denti, stai lontano, nei così, confronti, stai di chi difficilmente si può difendere, quindi abbiamo qui Andrea che fa la sua predica. Nessuno sta prendendo delle vie, dei mezzi per cambiare le cose. Noi vi diciamo che questa è una soluzione vera e propria. Vi presento, lui è Orazio Ferniani. Allora, lui è semplicemente, ciao, quello che ha deciso di applicare la cambiale sociale. Ciao. Quando l'ho conosciuto, ciao, me l'ha presentata come la sto presentando io a voi. E quindi quello che vi voglio far, ciao, capire è che non è che noi decidiamo come funziona la cambiale sociale. Noi decidiamo come funziona la cambiale sociale, diventa il popolo che gestisce la propria vita, quindi è un meccanismo che va contro ogni sorta di politica che è stata attualizzata precedentemente. Noi stiamo presentando il nuovo. No, ma soprattutto anche i cosiddetti nuovi, tipo, tanto per fare un nome, Vox Italie, certo, o Italia, preferite, dove c'è un emerito, diciamo, filosofo, dice lui, che ci ruba metodicamente le idee, ma va bene, noi siamo contenti, però lo dovrebbe dire la paternità. Allora, questo signore, insieme ad altri, si propone come l'unico vate, l'unico che dice qualcosa di emersivo, qualcosa di nuovo, di rivoluzionario. In realtà fa semplicemente un'analisi sulla situazione dello stato dei fatti, e allora per fare quello più o meno tutti ci riusciamo. Quello che è importante oggi è proporre qualcosa di rivoluzionario davvero, che sovverte il sistema attuale e che porta delle innovazioni che possa portare soluzione alle gravi difficoltà in cui tutti oggi versiamo. Vai avanti, scusa. Il discorso è questo, quindi noi presentiamo un meccanismo, un modello di cambiamento sociale. Quindi a noi non interessa che sia la Lega, che sia il 5 Stelle, che sia il PD ad applicarlo. Noi interessa che venga applicato. Allora, se i partiti attuali, che purtroppo già mi viene da pensare che non lo faranno, perché? Perché se voi andate ad analizzare la situazione storico-politica italiana, nel 2011 abbiamo avuto un primo colpo di Stato, ed è stato Monti, anche se non lo dichiarano ufficialmente. Dopo, che cosa è successo? Hanno fatto una legge elettorale incostituzionale, lo dico io, lo dice Orazio, lo dice qualcun altro, no. L'ha detto il Presidente della Repubblica. La sentenza della Corte Costituzionale Italiana. Il Presidente della Repubblica quando era parte del Consiglio. Mattarella, che poi diventa Presidente della Repubblica Italiana. Eletto da quelli che lui aveva detto che erano abusivi. C'è purtroppo una persona che stava all'interno della Corte Costituzionale Italiana, che fa una dichiarazione in sentenza di una legge elettorale ingiusta, di una legge elettorale incostituzionale, ma poi prende la mazzetta e gli danno l'incarico di Presidente della Repubblica. Lui da Presidente della Repubblica, proprio perché fa un giuramento, ricordatevelo, che tutti quelli che prendono un incarico istituzionale, e soprattutto il Presidente della Repubblica Italiana, giura. Per capire in poche parole, certo, tu avevi citato il reddito, certo, di cittadinanza sin, certo, dalla nascita. Il reddito di cittadinanza, quindi, universale questo sin dalla nascita. Si occupa in particolare di questa, no, cosa, perché no, ci stanno aspettando molto di più, molto di più. Il reddito di cittadinanza universale, ripeto, quello che è stato presentato al Movimento 5 Stelle è un ricatto. Sì, perché? Ho capito questo, perché ci stanno aspettando per il pranzo, sennò poi ci dilunghiamo troppo. Ah. Volevo un sunto velocissimo, cioè allora, hai citato il reddito di cittadinanza sin dalla universale. Nascita. Universale.
la cambiale sociale. Ok, questo l'hai preso. Allora, io ti invito a chiamare. È l'autoemissione di valore che può andare da una cosa che verrà poi convenzionalmente definita in maniera la più larga possibile decisionale, per cui praticamente quanti più cittadini che faranno parte di questi circuiti avranno la possibilità di decidere loro come, quando e in quale quantità poter emettere, e quindi avere la possibilità di avere autonomamente, senza dover scendere a compromessi con i politici, quel reddito di cittadinanza che loro ci vanno ricattando per fare. Il fatto che un partito accetti di utilizzare questo meccanismo, che è un meccanismo, quindi non ha colore politico, velocizzerà semplicemente il processo, ma se il partito politico, che sia l'opposizione o sia la maggioranza anche al governo, non lo accetta, a noi non interessa. Infatti sono qui a parlare con chi? Con chi rappresenta il popolo italiano, perché voi siete in questo momento una categoria che rappresenta un meccanismo di partenza che potrebbe essere fulminante per l'economia italiana, perché voi rappresentate il popolo delle partite IVA, perché voi rappresentate il popolo degli ambulanti. Noi potremmo diffondere in una maniera immediata e spropositata questo meccanismo, però alla base c'è la comprensione, quindi vi diciamo, noi siamo a Roma il 26 adesso di gennaio, lo stiamo facendo un incontro al mese, ma noi in realtà possiamo venire in tutta Italia, ci mettiamo a disposizione e vi diciamo, qui c'è un numero di telefono, qui c'è una mail, io mi chiamo Andrea Libero Gioia, lui si chiama Orazio Ferniani, lui si chiama Giorgio Vitale, noi veniamo fino alla città dove abitate, ci pagate semplicemente, fate una colletta, il biglietto del treno, andata e ritorno, non vi chiediamo neanche l'albergo, ci basta che ci ospitiate anche a casa di uno di voi, ma ci organizzate lì una conferenza, che sia in un cavannone, che sia in un garage, che sia a casa di qualcuno, con almeno 50 persone, e noi veniamo semplicemente a spiegare un meccanismo che poi non è più nostro, ma diventa nostro e quindi anche il vostro. Va bene. Okay. Grazie. Grazie. Ciao, buon ritorno, ciao a tutti. Ciao. Buon appetito! Sta piacendo molto. Sì, eh? Sì. E beh, finalmente la gente comincia a averci dei problemi. Allora dicevi, scusa, ti abbiamo interrotto. No, che mi sei interrotto? Riprendi per favore attraverso le bandiere e la vai distribuire. 200 volantini ho già dato. Ma quando sei arrivato? Da poco? Un'oretta e mezza fa. Ah, aspetta un attimo, faccio un attimo. No, è la partite IVA e tutte le chiamate. È stato bravo? Sì, è stato bravo, va bene. Dai, ho messo presente all'evento anche Nova Sovranazionale con la accento sulla A. Perfetto. E poi BioBlu, canale di informazione alternativa libera, che mi ha dato conferma. Allora dai, finiamo questa intervista che allora fare. Praticamente l'intervista tu seguita e poi dopo tanto rimaniamo ancora un bel al po'. Momento l'abbiamo ampiamente descritta. Ti lascio un attimo questo. Ma sì. Poi c'è pure il megafono, possiamo fare l'intervento veloce. Ok. Quella che a noi interessa in maniera particolare è quello che ad esempio è scritto su questo giornale. Andrea, volevo salutarti. Dove dice, vorrei far ragionare i nostri amici, le balle di Conte sulla Gregoretti. Aspetta, allora, che mi sa che è spento qua. Quando si è spento? Questa non è l'ultima. L'ombra. Sì, no, funziona. Ok. Sì, vai. Questo è un giornale dell'alternativa politica, sicuramente. La verità, dice la verità. Le balle di Conte sulla Gregoretti. Sì, non è vicino però. Oppure dall'altra parte, perché va bene. Soli ce l'abbiamo di tre qua. Ma un giornale che pubblica una cosa di questo genere, dove accusa pesantemente il capo di governo, noi sappiamo chi è il capo. O dovrebbe andare in galera il direttore generale, oppure agire contro quello che lui denuncia. E allora, quello che noi denunciamo da decenni. Che Conte sia un cialtrone e che sia più o meno putativo, io direi sputativo, di cardinali, preti culatta, è fuori discussione. Ma il titolo del video era anche oggi abbiamo compiuto il nostro fioretto quotidiano. Evidentemente non è stato capito. No, appunto, non l'ho visto. Sì. Non l'ho visto sotto.
Vabbè, adesso lo andiamo a vedere. Quest'altra notizia che dice le cose come stanno. Leggi qua, Greta, paravento per gli affari miliardari delle multinazionali. Sappiamo. Qui, come diceva una persona che era praticamente un attore di un film che hanno fatto in televisione, me ne parlavi tu di recente, sì. Il più pulito alla rogna, e qui tra questa gente qui il più pulito alla rogna, ma c'ha le piattole che gli escono dal culo, diciamocelo, no, a queste persone. Leggi un attimo, io devo andare a farmi da qualche volantino. È chiaro, qui in questo luogo dove è successo di tutto e di più, abbiamo una manifestazione del popolo, del vero autentico popolo, il quale giustamente è attento alle nostre proposte di moneta alternativa, che poi è una moneta alternativa per modo di dire, perché in realtà è riconosciuta, però è una moneta che il popolo costruisce per conto proprio, perché la cambiale, lo ricordo per l'ennesima volta, è una moneta che il cittadino formula per proprio conto firmando il documento di debito, e noi la chiamiamo cambiale sociale perché quello che vogliamo è una struttura nuova, il governo è già messo bene, una modalità di pagamento riconosciuta a livello internazionale dal 1932, che è appunto la cambiale. No, il bello è la visibilità che sarà data da parte di giornali e telegiornali, ne hanno riempito le loro discussioni di questa manifestazione, un cazzo di niente però, non esistete. Non esistiamo, noi il popolo non esiste, esiste la cupola, basta. Quella da sempre. La cupola mafiosa, quella da sempre. E certo, anche cristiana. La mafia non è in Sicilia comunque. Non è mai stata in Sicilia la mafia. Sappiamo, no, è il presidente della Repubblica che viene a rompere le palle lì, le rompe le palle alla grande. Vieni. No, addirittura alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Tieni. Vai, seguila. Concludiamo, io quello che dovevo dire l'ho detto, quello che mi interessava far sapere agli amici che siamo qui, siamo presenti e che il problema ormai si va diffondendo. Io penso che questa sia la prima volta che scendono in campo i cittadini veri, gli imprenditori, sì, i piccoli imprenditori. La piccola imprenditoria, perché è chiaro che questa gente qui che sta graffiando e sgrattando veramente il fondo del barile per metterselo in tasca, ricordiamocelo bene, sta, come abbiamo detto ieri nella denuncia che abbiamo presentato ai carabinieri, amici, su Alba Mediterranea, gli ultimi video che noi abbiamo fatto. Arrivederci.